accettato questo loro incarico per Marco, per la società e anche per il Gubbio, e dietro a me si sono inseriti 35 steward che hanno sposato il progetto di Marco e non hanno preso mai nessuna lira. E ieri sera gli steward mi hanno consegnato le dimissioni, non perché si sono spaurati, assolutamente, perché dopo aver preso sputi, aver preso minacce, che il professore è lì e lo può confermare, si sono sentiti insultati da quei tifosi ugubini che non capiscono veramente lo sport, dicendo che erano loro che non capivano niente, che dovevano andare a quel paese perché a Gubbio non si può fare niente, gli altri arrivano, possono fare tutto. Ma devo dire anche che invece da quei veri tifosi che amano il Gubbio e amano la città di Gubbio e di conseguenza società e chi ci lavora dietro, sono stati invece complimentati. Quindi questo per far capire perché questi signori di Frosinone alle 14 hanno sfasciato completamente l'ingresso dove era il questore, l'ispettore e quant'altro, gli steward, hanno dovuto chiudere i cancelli. Noi queste cose non ve le diciamo perché vi vogliamo portare allo stadio con la massima tranquillità,